da un po' che si aspettava, però erano per il fatto del coronavirus e queste cose, e il lavoro sono fermati, però l'importante, sono contentissima che ce l'abbiamo fatta. Consegnate le chiavi di 8 case popolari al villaggio Gattolino ad altrettante famiglie. È un regalo nel senso proprio, cioè è il diritto che si compie in un momento particolare dell'anno perché siamo vicini a Natale, ma anche un momento storico che è quello che stiamo attraversando, è la dimostrazione che la coesione sociale, che le istituzioni, che l'impegno non hanno paura di nessuno, neanche del Covid, quindi le cose vanno avanti. Si tratta di appartamenti da 85 metri quadri, tutti studiati per famiglie numerose, con tre camere, due bagni, un salone, una terrazza e un box o posto auto. Sono assegnati da tanto tempo, le famiglie aspettavano veramente da tanto, quindi siamo finalmente riusciti a chiudere una parte molto dolorosa e molto impegnativa. Doveva essere pronto più di 2 anni fa, poi purtroppo ci sono stati dei ritardi. Il grosso rammarico è aver fatto aspettare queste famiglie che, come vedete, trepidavano. Sono contento perché comunque siamo riusciti perlomeno a fargli un regalo di Natale e questa è la soddisfazione più grande. Un'importante risposta dunque all'emergenza abitativa. Un'eredità di una passata amministrazione di Arezzo Casa che finalmente si è sbloccata e ha dato modo all'emergenza abitativa della città di Arezzo di trovare una concretezza, un compimento. E sono molto orgogliosa perché è la prima consegna dall'inizio del mio mandato. E gli appartamenti sono veramente molto belli, sono grandi, le famiglie a cui abbiamo consegnato le chiavi sono rimaste estremamente contenti. L'emergenza abitativa resta un'emergenza perché mai attuale. Assolutamente, anzi, è abbastanza semplice secondo me riuscire a capire quello che succederà. Un periodo con una tragedia economica senza pari come questa vedrà addirittura aumentare una situazione emergenziale che già non è sotto controllo. L'ERP non ha la possibilità di rispondere a tutte le domande che arrivano, in tutti i comuni ci sono liste d'attesa importanti, gente che aspetta da tanto tempo e quando c'è una crisi economica come questa le liste non possono che aumentare, quindi avere nuove costruzioni, nuovi appartamenti è fondamentale.